Noi ci troviamo nel mezzo di una crisi economica per l'acquisto di case. Case, case e ancora case, dice il broker immobiliare di Toronto, Vince Tersigni. La crisi edilizia e la necessità di stimolare la costruzione di case sono al centro del budget federale presentato oggi. Ma le poche case nuove sul mercato e gli alti tassi di interesse rendono difficile l'acquisto della prima casa. Per qualificarsi per un loan di $800,000 gli servono $13,500 al mese di income. Mi sapresti dire voi chi fa $13,000 al mese? Il governo ha proposto di allungare i mutui fino a 30 anni e secondo il commercialista Andrea Grandi è inutile attendersi un calo dei tassi di interesse prima dell'autunno, nonostante Bank of Canada abbia fatto filtrare la possibilità di piccoli tagli già a giugno. La crescita dei tassi di interesse ha messo molto in difficoltà molte famiglie a pagare nei tempi 20-25 anni classici dei mutui attuali le loro obbligazioni, e l'estensione ha permesso loro di respirare. Gli alti tassi di interesse sono un problema anche per il governo federale. Fare deficit significa aumentare il debito pubblico e in un momento in cui i tassi di interesse sono alti bisogna fare molta attenzione, perché potrebbe rivelarsi un peso molto forte per il bilancio dello Stato facendo diminuire gli investimenti produttivi. Già oggi la spesa per interessi è di diversi miliardi di dollari all'anno. Questo crea una maggiore spesa di diversi milioni di dollari che deve essere tenuta in conto quando si prepara il budget annuale. Nicola Lacetera insegna management all'Università di Toronto e secondo lui il focus sull'edilizia è positivo. Spinge a favorire l'acquisto di case da parte soprattutto di persone più giovani. L'accento messo sulla costruzione di nuove case presenta però alcuni rischi. Il governo si sta impegnando a costruire molte più abitazioni, a favorire la costruzione di molte più abitazioni, però chiaramente ci vuole tempo, quindi ci sarà una fase in cui la domanda potrebbe essere più attiva dell'offerta di nuove case. È anche un problema di avere la manodopera necessaria, aggiunge Tersigni. Della gente specializzata nell'edilizia non si trovano adesso. A rallentare l'industria edilizia concorrono poi, a suo parere, anche gli eccessivi costi di urbanizzazione e la lentezza con cui spesso si passa dal permesso di costruzione all'apertura dei cantieri. Salvo sorprese, sempre possibili, ma ormai i tempi per un'elezione federale quest'anno sono piuttosto ristretti, questo è il penultimo budget di questo Parlamento. Le elezioni devono infatti svolgersi in ogni maniera entro il 20 ottobre del prossimo anno. Gian Pietro Nagliati, Omni News, Toronto.